una piccola premessa. Allora, Alberto vi ha fatto vedere praticamente l'installazione, almeno la configurazione del sito. Per chi non è esperto di sviluppo siti web e ha un minimo di timore, vi consiglio praticamente di installare un ambiente di sviluppo web configurato in modo che possa girare WordPress in locale su una macchina anche Windows. Ci sono diverse applicazioni che lo fanno, io utilizzo AppServ, sono tutti software gratuiti che sostanzialmente installano sulla macchina locale un server web Apache, un server database MySQL e linguaggio di programmazione PHP. L'installazione avviene completamente indolore, cioè senza dover stare a configurare quasi nulla, se non dare la password dell'amministratore del server database. Vai su internet, cerchi AppServ, è un gruppo, se non sbaglio, di filippini, installi, scarichi un eseguibile, lo esegui e lui ti installa praticamente Apache, PHP e MySQL, che sono i tre elementi per realizzare siti web con WordPress, e sostanzialmente poi quello che troverai sul computer è una cartella che si chiama AppServ, dove all'interno ci sono sotto AppServ ci sono queste cartelle qui. Allora trovi www, che è la radice dei siti web, cioè la cartella in cui vengono posizionati tutti i siti web, poi vedremo come. PHP 5, la cartella in cui verrà installato in automatico il PHP 5, MySQL e Apache. Non c'è bisogno di configurare nulla se non dargli la username e la password dell'amministratore del database MySQL, che poi dovrai riportare nella configurazione di ogni applicazione di WordPress. All'interno del WP io ora qui ho una serie di siti web già sviluppati, WordPress, Joomla e altri ambienti, anche qualcosa che è sviluppata ad hoc. Allora, la tecnica è che fai tutto in locale, addirittura potresti installare e configurare tutto l'ambiente, tutto il sito in locale, dopodiché lo puoi trasferire sul server operativo. Il tutto è abbastanza semplice, ci vogliono pochi passaggi. Basta prendere praticamente la cartella, metterla sul server, fare un backup del database e poi fare l'upload sul server, e dopodiché cambiare qualcosa nel file di configurazione di WordPress, quello che si chiama wp-config, che lo faccio vedere giusto al volo, non è mia intenzione praticamente fare una lezione su questo. wp-config.php sostanzialmente, non te lo faccio vedere perché ci sono le password dentro, bisogna andare a cambiare il nome dell'utente e la password per l'accesso al database, il server, l'indirizzo del server del database, e praticamente il gioco è fatto. Poi alcune informazioni le puoi modificare direttamente nel pannello di configurazione di WordPress, se non le vuoi fare direttamente sul database. Allora, praticamente io ho sviluppato, diciamo che ormai lo sviluppo del plugin va avanti da forse da settembre-ottobre. Mi sono preso 2 mesi di tempo, praticamente ho scritto buona parte del codice nell'ultima versione che ho messo in linea praticamente settimana scorsa, per cui se ci sono dei problemi proprio operativi, qualche errore, cose, segnalatelo, che cercherò nel più breve tempo possibile di risolverlo. Sostanzialmente il pacchetto si compone del plugin e di un widget che ti permetterà ora di mettere anche nelle barre laterali, come abbiamo visto prima con Alberto, diciamo delle informazioni essenziali, il numero di atti in pubblicazione su una cartella, e sull'altra cartella praticamente l'elenco degli atti in pubblicazione. Sono state aggiunte alcune funzionalità che prima non erano previste, in funzione anche di quello che ho letto dal vademecum che è stato pubblicato dalla funzione pubblica per quanto riguarda la pubblicazione degli atti dell'obbligatorio, ed esattamente per quanto riguarda il responsabile della pubblicazione, per quanto riguarda la possibilità di annullare degli atti che sono stati già pubblicati, per cui c'è tutto un passaggio specifico per l'annullamento degli atti, eccetera.
Comunque adesso vediamo un attimo come si installa il plugin. Andiamo su plugin. Semplicemente come abbiamo visto prima con l'event calendar con Alberto, basta andare su aggiungi nuovo. A questo punto si può selezionare una di queste voci, perché sono di cercare online, per cui albo pretorio. In sostanza, ne trovate due di plugin per la gestione dell'albo pretorio, uno è quello che ho scritto io, un altro è questo qui, il PA Facile, che fa la gestione dell'albo pretorio, ma fa molto altro ancora. È abbastanza performante, abbastanza completo come plugin, è diciamo un po', forse un po' più complicato da gestire e forse indirizzato anche ad enti che hanno praticamente delle esigenze più ampie di quelle di una scuola, per cui per installarlo basta andare su installa, al solito rispondete sì che si vorrebbe fare l'installazione. E speriamo di smettere la legge di Murphy, dove è un po' lento perché navigo con la chiavetta, però dovrebbe una DSL dovrebbe andare abbastanza velocemente. Alberto, no, prendo la connessione. Vediamo se lo carica di tutto. Si può scaricare, niente, va in time out. Vediamo se riusciamo. Ok, allora, è stato installato correttamente, attiva plugin. Adesso praticamente il plugin è stato attivato, nell'elenco dei plugin trovate disattivo modifica, però se andiamo sulla cartelletta che è stata creata per la gestione dell'albo pretorio, sostanzialmente abbiamo un sommario sulla cartelletta che ci dice il numero di atti, di categorie di allegati, per quanto riguarda gli atti, il numero totale in attesa di pubblicazione, attivi e scaduti sostanzialmente. Se invece andiamo, allora, prima cosa da fare, il plugin quando viene installato riporta dei parametri di default che potrebbero andare bene se non uno che deve essere comunque cambiato, che è il nome dell'ente. L'ho lasciato